Carissimi amici della Bilancia, buon pomeriggio e anche per voi l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 marzo 2024. Andremo a vedere che cosa accadrà in questa settimana e quali sono le novità per voi. Nel frattempo ricordo a chi guarderà il video per la prima volta di iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete bisogno di ulteriori informazioni, consulti privati, potete contattarmi al numero di telefono che trovate scritto nella voce descrizione, si trova sotto al video. Quindi potete mandarmi semplicemente un messaggio o un messaggio WhatsApp, come preferite. Andiamo a vedere per voi della Bilancia che cosa accade in questa settimana. Bilancia 11-17 marzo 2024. Che cosa accadrà in questa settimana al segno della Bilancia dall'11 al 17 marzo 2024? 11-17 marzo 2024 per il segno della Bilancia. Cosa accadrà? Quali sono le novità? Cosa deve sapere il segno della Bilancia per questa settimana? Ci sono delle difficoltà per voi della Bilancia, delle difficoltà dovute a degli inganni, bugie, tradimenti. C'è proprio un dolore che vi portate dentro. Volete realizzare un qualcosa che vedete però troppo lungo. Più che altro qui c'è una freddezza, un allontanamento. Quindi avete un dolore proprio per quelli che sono i vostri progetti, i vostri sogni, i vostri desideri, la realizzazione di qualcosa. Avete un dolore perché? Perché vedete la realizzazione di quello che volete troppo per le lunghe. Ci sono delle notizie in questa settimana che non vi piaceranno. Probabilmente ci sarà l'allontanamento della persona che desiderate e che amate. Questo vi lascerà pensare tanto. Andiamo a vedere questo 5 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno della Bilancia dall'11 al 17 marzo 2024. Sì, difficoltà su difficoltà, perché si viene a sapere qualcosa, perché possono emergere delle verità, possono emergere comunque sia delle notizie, si cerca comunque di andare incontro, di sapere o di risolvere eventualmente queste difficoltà, cercare in modo di avere una certa complicità oppure cercare proprio di collaborare per sapere quel qualcosa in più. E qui lo fa una persona innamorata, proprio perché si rende conto che di fronte a esso in queste difficoltà ci sono delle situazioni che non vanno, delle situazioni dove voi, se siete voi la persona innamorata o eventualmente l'altra, viene a scoprire comunque delle cose. 9 di coppe rovesciato, quale altra informazione vuole darci per il segno della Bilancia dall'11 al 17 marzo 2024? 9 di coppe rovesciato, cosa vuole dirci di più? Voi però cadete negli stessi errori, fate gli stessi errori, vi comportate allo stesso modo e quindi ritornate sempre in quelle situazioni stagnanti, dove ci sono comunque delle problematiche, dove si cerca sempre di dover risolvere delle difficoltà, ma un po' dipende comunque sia da voi. Nella coppia ci sono delle problematiche, ma è un ritornare sempre a rifare lo stesso errore. Lo stesso errore potrebbe essere anche da parte vostra, l'inganno, la bugia, il tradimento per chi eventualmente tradisce, oppure semplicemente per quanto riguarda la coppia, il problema è non dirsi le cose così come stanno. 6 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno della Bilancia dall'11 al 17 marzo 2024?
Sì, qui si parla proprio di inganni, tradimenti, bugie, potreste essere voi a farle come potrebbe essere qualcuno a farle a voi, dove c'è chiaramente un dolore, c'è un blocco emotivo che vivete, ma emergeranno delle novità in merito a queste situazioni di tradimento. Il tradimento, come sappiamo, non è soltanto a livello fisico, ma potrebbe essere anche la bugia, come interpretata come tradimento. Qui c'è una chiusura, qualcuno che deve chiudere o con una determinata situazione o con un determinato tipo di rapporto, proprio perché emergeranno comunque delle cose, verrete a conoscenza comunque di cose che non vi faranno piacere. Asso di bastoni, quale altra informazione vuole darci per il segno della bilancia dall'11 al 17 marzo 2024? Asso di bastoni, cosa vuole dirci di più per questa settimana sulla bilancia? C'è un disequilibrio proprio perché vedete la realizzazione di quello che volete molto lontana. C'è una situazione bloccata, c'è una situazione di stress, potrebbe anche essere a livello lavorativo. C'è una certa delusione che vi mette un disequilibrio, proprio perché non riuscite ad andare oltre. Vivete una situazione bloccata, non riuscite a vedere la realizzazione di quello che volete. C'è una situazione che sta cambiando, proprio delle novità che emergono, come vi ho detto, negative. Una situazione che sta cambiando a livello negativo, ma come vi ho detto prima, c'è un dolore, c'è una ferita. E o che la provocate voi o che vi viene comunque provocata, ma anche voi comunque tornate a rifare gli stessi errori. Vediamo questo 9 di spade rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno della bilancia dall'11 al 17 marzo 2024? Qui è come un allontanarsi da determinate situazioni o da determinate novità, perché cercherete comunque di guardare al vostro benessere fisico ed emotivo e cercherete in un certo qual modo, allontanandovi da una persona o da determinate situazioni, per apportare comunque un cambiamento alla vostra vita. E il cambiamento per voi è guardare a voi stessi, cercando di andare verso un benessere fisico ed emotivo. C'è un qualcosa che non si va a realizzare, un qualcosa che proprio vi renderete conto che non può andare avanti, anche perché se parliamo a livello sentimentale ci sono comunque delle difficoltà. Oltre che la delusione, c'è proprio un'insoddisfazione nel vivere magari un determinato tipo di rapporto o un determinato tipo di situazione. Vediamo come si concluderà la settimana dall'11 al 17 marzo 2024 per il segno della bilancia. Sì, c'è proprio qualcosa che non riuscite a realizzare, potrebbe essere a livello sentimentale, un qualcosa che va a cambiare, mi dispiace dirlo, va a cambiare in modo negativo, proprio perché vi renderete conto che queste difficoltà non cercano di cambiare in positivo. Allora cosa fate? Preferite che una determinata situazione l'andate a chiudere, una situazione di blocco che vivete, la andate a chiudere, per guardare magari al vostro benessere fisico ed emotivo. Ci si pensa però tanto, infatti è un pensiero che avete, chiudo, non chiudo, do cambio alla mia vita, quindi trasformo questa situazione cambiandola, pensando a me stesso, oppure ci rimango dentro risolvendo, ma nel risolvere troppe sono le difficoltà dove capite perfettamente che non possono essere realizzate. C'è una terza persona di un passato recente passato che cerca comunque di manipolarvi, cerca di portare l'acqua al proprio mulino e io vedo una chiusura eventualmente anche di cicli o di un ciclo che deve essere assolutamente fatta. Questa
Questo è quanto, carissimi amici della Bilancia, per voi per questa settimana. Vi ringrazio, lasciate un like, commentatemi il video, almeno per capire in che situazione vi trovate. Noi ci sentiamo alla prossima, vi auguro una buona domenica e a presto.